ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per vedere la reaction dei 10 giocatori più forti al mondo. Se a voi piace il calcio, vi lascio qua sotto in descrizione un'app che si chiama OneFootball, che vi può tenere aggiornati su tutto il mondo del calcio, e su trasferimenti e cose varie. E credo non c'è niente da dire e cominciamo col video. Siamo con il vecchio computer di mamma e cominciamo il video. Bella! Sempre se carica, eh? Questa Giorgio non carica. Dovremmo giocare a Super Mario? Ragazzi, però la grafica si vede malissimo. Non posso dirvi che è eccezionale. Però perlomeno una grafica sulla scala da 1 a 10 è merita. Si può vedere da 5. Non ne ho idea. Questa cosa ancora non carica. Quanto ci vuole? Vabbè, giochiamo a Super Mario. Va, famo prima. Altrimenti qua ci famo notte. Ah, mo sta caricando. Grazie. Dopo 40 anni. Non so perché sta continuando a farlo. Ecco mia sorella. Ecco, sta caricando Curious. Da-dan! 10 calciatori più forti al mondo. Scusate per sopra, eh. Ora cominciamo con la top. Ci mette 40 anni. Questo video credo che durerà più di 20 minuti. Non ne ho idea. Mi parte la pubblicità dai Jobs e degli Olimpi. Ma che me frega a me. Sta cominciando. In decima posizione abbiamo Manuel Neuer, il portiere del Bayern Monaco, con il numero 1 molto forte. Fatemi alzare il volume che non si sente una minchia. Questa è la cosa. State qua. No, sta la cosa per alzare il volume. Ah, eccolo. In nona posizione. Credo questa classifica faccia schifo, perché in una posizione non c'è Robert Lewandowski. Però giocatore molto forte, attaccante centrale del Bayern Monaco con il numero 9, polacco. In ottava posizione Eden Hazard, giocatore del Chelsea belga con il numero 10. Molto forte, infatti su FIFA ha un overall di 90 e niente. Ora vi faccio vedere delle clip di questo giocatore. Ah, ora c'è il numero 7, Paulo Dybala. Paulo Dybala al numero 7, credo questa classifica faccia più che schifo. È molto forte come giocatore argentino della Juve, però. In quinta posizione. Mi sono scordato la posizione. Però c'è Sergio Ramos, lo spagnolo del Real Madrid, capitano con il numero 4. Ecco qui.
Ah, allora avevo detto bene. In quinta posizione, Kylian Mbappé. Questa classifica non mi convince proprio per niente. Lo sapete? In quarta posizione, Luis Suarez, attaccante centrale del Barcellona, con il numero 9 viene soprannominato anche il pistolero. E ora vi lascio alle clip. Niente di che però, lo devo ammettere. Mi aspettavo di meglio da Luis Suarez. Ma che inquadratura da schifo! Si vede qualcosa ora? peggio. No, ma che cacchio sto fa? E che ne so io com'è Sì. l'inquadratura? Così? In Tira un po' più qua. Aspetta. che senso? Ora? Fermati, sto via al computer. Ora? Vai. Vedo Queste clip non finiscono mai. Mi bene. sembra normale. 3. 3.